il deserto e la terra arida, e esulti e fiorisca la steppa, canti di gioia, canti con giubilo, le data la gloria del Libano, e si vedranno la gloria del Signore, i robusti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Quasi disprezzano.
che in ogni caso non ricercano per la sua semplicità, per la mancanza di interesse, perché è comune ai più. L'imitazione di Nazareth non è piccola cosa. Quando penso che una porta, un astito, un muro può diventare una famiglia santa come quella di Gesù, da quella di un vicino, che pur vivendo con lo stesso ritmo, la stessa fatica, la stessa giornata, né agli antipodi come tristezza, odio, impurità, cupidigia e a volte disperazione. Mi convinco dell'immensa ricchezza interiore portata dal messaggio evangelico. Le stesse azioni compiute sotto la luce di Dio trasformano radicalmente la vita di un uomo, di una famiglia, di una società. Gesù a Nazareth ci ha insegnato a vivere da santi tutte le ore del giorno. Tutte le ore del giorno sono valide e capaci di contenere l'ispirazione divina, la volontà del Padre, la contemplazione della preghiera, la santità, insomma. Dal libro dei Proverbi. La sapienza si è costruita la sua casa, ha intagliato le sue 7 colonne, ha ucciso il suo bestiame, ha preparato il suo vino e ha imbandito la sua tavola. Ha mandato le sue ancelle a proclamare sui punti più alti della città. Chi è inesperto venga qui, a chi è privo di senno ella dice: venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho preparato. Abbandonate l'inesperienza e vivrete, andate dritti per la via dell'intelligenza. Principio della sapienza è il timore del Signore, e conoscere il Santo è intelligenza. Donna follia e irrequieta, sciocca e ignorante, sta seduta alla porta di casa, su un trono, in un luogo alto della città, per invitare i passanti che vanno dritti per la loro strada. Chi è l'esperto venga qui, e a chi è privo di senno ella dice: le acque furtive sono dolci, il pane preso di nascosto è gustoso. Egli non si accorge che là ci sono le ombre e i suoi invitati scendono nel profondo del regno dei morti. Preghiamo. O Dio, che nella tua provvidenza hai chiamato l'uomo a cooperare con il lavoro al disegno della creazione, fa che rendiamo testimonianza al tuo amore nella quotidianità per godere i frutti della giustizia e della pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Io introduco subito, passando la parola a Giuseppe, e ringraziandolo innanzitutto per quello che già stamattina come clero ci ha fatto vivere, sottolineando alcuni aspetti fondamentali della figura di Fratel Carlo. Ecco, fare memoria di un testimone non è solo stare qui a discutere sulla sua figura. Fare memoria di un testimone come Carlo Carretto vuol dire attingere alla profondità del suo messaggio per imparare a vivere la radicalità della fede. Detto questo, cedo la parola a Giuseppe, che sicuramente ci intratterrà e ci farà
come dire, sussultare il cuore, dandoci ecco, la sua testimonianza diretta di Fratel Carlo, ma ci farà sussultare il cuore anche facendoci gustare la bellezza di appartenere a Cristo e di vivere una vita di fede. Cari amici, buonasera. Ho già ringraziato il Vescovo questa mattina per l'invito. La Calabria è terra di sfida, di sfide, e siamo sempre contenti di tornarci. Riace è stato un esempio di quello che la Calabria può fare, e su questo dobbiamo puntare nel futuro, soprattutto le generazioni più giovani. Ho visto, prima di cominciare a parlare di Carlo Carretto, ho visto che avete questa mostra sulla santità. E stamatt- no, l'ha organizzata il rettore, Don Nicola Francomano. Ecco, ho visto, è interessante, però sapete qual è la... Ho sentito questa mattina che fate dei corsi di formazione per i catechisti, eccetera. Teniamo presente, e questo trasmettiamolo soprattutto ai più giovani, che cosa è cambiato nei riguardi di questo termine, la santità, da quando è venuto Gesù di Nazaret. Gesù di Nazaret ha capovolto l'intera dimensione di questo termine santità. Nel suo tempo, faccio una cosa brevissima, nel suo tempo santo, sommo sacerdote, eccetera, santità si qualificava per un procedimento infinito di separazione sacrale ed elitaria. Il sommo sacerdote, che doveva essere il rappresentante massimo di questa santità di Dio, non poteva lavorare, non poteva toccare, non poteva fare niente. Il povero Cristo che abitava in campagna, sporco sempre, era sempre impuro, mai santo, doveva vergognarsi se entrava al Tempio. Gesù ha abolito questo sistema di separazione in nome del sacro. Che cosa ci ha messo? Al posto di tutto un processo di separazione, ha avviato invece un processo di comunione. La santità non è nella separazione, la santità è in tutti quei processi di comunione che a volte costano caro. Mi dicono troppo? No, devi avvicinarti. Sì. Ah, quindi i santi, che qualche volta li mettiamo lì in alto sugli altari, se il messaggio, mettendoli su in alto, è di dire che sono là un po' separati dal mondo, no, è il contrario. Ecco perché in questi cartelloni giustamente si dice: la santità dov'è? In quello che facciamo tutti i giorni, e invece di farlo per forza, perché qualche volta non c'è santo, arriviamo piano piano a farlo per amore. Quella è santità, che è quella di mia madre, che è quella della gente che non conta, che non andrà mai sugli altari, ma il mondo guarisce così. Questo è diventato l'intuizione di Gesù. I santi che guariscono il mondo sono quelli che sono vissuti nel mondo, nella realtà, nel lavoro. Nazareth,
Nazareth, avete sentito, no? Ecco, Carlo anche è entrato dentro a questa dinamica, no? Dopo tutto un processo che ha vissuto e che lo ha fatto anche soffrire, dal quale è uscito positivamente e creativamente. Carlo non è stato, Carlo Carretto, un intellettuale tipico, che insegnava all'università inventando metodi teologici nuovi. No, 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 no. Carlo ha vissuto a fondo, prima in un modo, poi in un altro, l'esperienza cristiana. E spero, mi auguro, che l'Azione Cattolica mantenga viva nel popolo di Dio, mantenga viva questa impronta concreta, realistica, vitale, vitale. Bene, scusate questa piccola predichetta iniziale sulla santità, insomma, però mi ha colpito. Una buona predica. Una buona predica. Allora, amici, Carlo Carretto, un piemontese delle Langhe, famiglia povera, semplice, ha incontrato alcune persone, si è innamorato della Chiesa. La Chiesa era molto clericale, ma anche sofferente, e Carlo è entrato dentro a questa dinamica che oggi non esiste, a questa dinamica che, come dire, la Chiesa bisognava difenderla, perché c'erano i massoni, e poi sono venuti i comunisti. Avevamo scomunicato i comunisti, ragazzi, il Papa aveva scomunicato i comunisti, quindi una Chiesa che trovava il suo cemento, io fuori allora, che trovava il suo cemento soprattutto verso la fine della guerra e subito dopo nell'anticomunismo. Don Camillo e Peppone, quello mi sa che l'avete visto tutti, no? Guaressi. In televisione, ecco. Carlo era entrato dentro a questo. In particolare, prima che venisse il concilio, 1962-63, c'era una chiesa in Italia, ma anche in Francia, anche in Germania, in una chiesa molto ideologizzata. Noi oggi useremmo termini come una chiesa ecclesiocentrica. Ecclesiocentrica, autoreferenziale, lo diceva anche ieri sera qui il vescovo, E Carlo c'è entrato dentro a questo, ma con tutto l'impeto giovanile, sia quando l'hanno mandato a insegnare, sia quando l'hanno messo in esilio praticamente, no? In Sardegna. Una chiesa ideologica che doveva opporsi a tutti i nemici, a tutti quelli che la Chiesa la volevano distruggere, no? Ecco, ci voleva un corpo. Ci voleva un corpo ecclesiale capace di combattere i nemici. Non si sa bene da dove venisse nel Vangelo questa ispirazione, ma così era. Allora, adesso io ho detto già al Vescovo che vi sottopongo a 5 minuti di populismo soft, perché mi sono reso conto che i giovani, vedo che ci sono parecchi giovani, tutte le associazioni Mara oggi soffrono di ricambio generazionale, un cambiamento d'epoca, ne abbiamo parlato stamattina. Avvicina sempre di più al microfono, in fondo non sento. No? Ecco. Allora vi do un esempio di un canto che
quelli che hanno la mia età conoscono, ma io ho già 76 anni, sono vecchiotto, ma è il primo canto che io ho imparato, oltre a noi vogliamo Dio, eccetera, parlo di 70 anni fa, capito? Ecco. E questo canto dell'Azione Cattolica soprattutto, quindi non potete proprio ignorare il vostro passato, questo canto si chiamava Bianco Padre. Sentite. Bianco Padre che da Roma ci sei meta, luce e guida, in ciascun di noi confida, su noi tutti puoi contar. Siamo arditi nella fede, siamo araldi della croce, al tuo cenno, alla tua voce, un esercito all'altare. Capite? Siamo al fascio, Viva il fascio, Viva il fascio. Mettiamoci la divisa, tutti quanti, capite? Bravo. Sentite l'altra strofa. Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino, origine di sempre nuovo ardore, ed ogni cuore affronta il suo destino, votato al sacrificio e all'amor. L'Azione Cattolica, votati al sacrificio e all'amor. Sacrificio si capisce, l'amor bisogna che vediamo. Sentite la seconda strofa. Balde e salde s'allineano le schiere, che la gran madre dal suo sen disserra, la più santa famiglia della terra, eleva in alto i cuori e le bandiere, ed ogni figlio è pronto alla guerra, votato al sacrificio e all'amore. L'Evangelo? Non c'è. Mara. Alla vostra generazione fanno ridere. Vi assicuro che 80 anni fa non rideva nessuno. Bravo. Era un altro mondo, era un'altra chiesa. Ringraziate il Signore, i più giovani, che questo canto non l'avete mai sentito. Ringraziate il Signore perché veramente con il Concilio è cambiato, no? Una mentalità, un modo di essere chiesa, di presentarsi come chiesa. Ecco, allora, tornando a Carlo, quando questa forma ideologica ha cominciato a entrare in crisi, perché? Perché dei grandi laici, De Gasperi, Moro, Dossetti, La Pira, non ve li dimenticate. Quando dei grandi laici hanno cominciato a dire al Papa: ma noi, non, ma noi siamo proprio i rappresentanti dell'esclusione? La Chiesa è la congrega di quelli che escludono tutto il resto del mondo? Quindi quando Carlo ha visto che non c'era più possibilità, e aveva avuto un grande successo, pensate che nel 48 aveva radunato in piazza San Pietro 300.000 giovani, e nel 48 non c'era l'alta velocità, capito, i voli low cost. Quindi era molto conosciuto, molto amato, e visto che non era più possibile, anche con il Papa gli incontri diventavano sempre più difficili, e quindi ha deciso di chiudere. Ma non ha chiuso sbattendo la porta, ha detto: fratelli, io me ne vado, non condivido questa forma ideologica
ideologica di concepire l'ecclesialità. Io mi ritiro e vado nel deserto. Avete sentito parlare di De Foucault, un francese, un esploratore francese che un secolo fa hanno ucciso in Algeria, in fondo all'Algeria, che ha vissuto gli ultimi anni dopo essere passato per Nazareth, in Palestina, per riproporre alla Chiesa, non si sente? Sì, si sente. Per riproporre alla Chiesa, trionfante, pomposa, la gloria, per riproporre Nazareth, Nazareth, dove ogni povero Cristo si possa riconoscere. Ecco, Carlo è andato nel deserto, in Algeria, è entrato in questa congregazione di piccoli fratelli di cui ho fatto parte anch'io, e in questo deserto c'era un punto centrale che adesso riprenderemo, che non era prima di tutto la Chiesa, ma prima di tutto era la contemplazione del mistero del Cristo, che non era passato attraverso la gloria. Non so se ci avete mai riflettuto, con calma, dentro di voi, quando trovate silenzio a casa vostra, provate a pensarci. Come mai? Non so se queste domande sorgono solo quando si diventa vecchi, ma come mai Dio? Voi capite? Dio, noi facciamo così, diciamo Dio, come se dicessimo... Dio si sarebbe incarnato. Incarnato. E si è incarnato nella maniera più nascosta. Io nasce in Palestina, un posto odiato dai romani, sconosciuto, non aveva prodotto niente, proprio lì. Poi nasce a Betlemme o a Nazareth, poco importa, fosse nato almeno a Gerusalemme, o almeno ad Alessandria, o almeno a Efeso, almeno a Roma. No, è nato, non se n'è accorto nessuno. E per di più poi va a finire su una croce come un criminale. Guardate, provate a pensarci nel silenzio. Provate a pensarci. Lì trovate qualche cosa che dice, ma noi no. Tutta anche a volte la ferramenta che abbiamo nella Chiesa, tutti questi vestiti, noi a volte non esprimiamo più questa discesa di Dio nell'umiltà della situazione umana. E Dio avrebbe assunto l'ordinarietà anonima, spesso anonima, della condizione umana. Guardate, è una cosa, chi non ci crede ha molti motivi per non crederci. Chi non ci crede ha molti motivi per non crederci. Bene, Carlo ha fatto questo passaggio. Che cosa ha rappresentato il deserto? Perché noi ancora oggi ricordiamo la necessità del deserto? Se avrete modo di sentire, no? Qualcuno, qualche biblista, sentirete che il tema del deserto è un tema molto vasto, che ha molti significati, ma il deserto è soprattutto il luogo dell'incontro. Il luogo dell'incontro, del passaggio e dell'incontro. E adesso che noi siamo in un passaggio d'epoca,
noi siamo in un passaggio d'epoca. Se non siamo d'accordo su questo, facciamo fatica a intenderci. I conflitti che ci sono anche nella nostra Chiesa, in parte derivano anche da questo. Non condividiamo tutti questa visione che siamo in un passaggio d'epoca. Allora, nei passaggi d'epoca che si fa? Si torna al deserto per ripensare, per ricontemplare e per risintonizzarsi con questo mistero dell'incarnazione avvenuto in quel modo, con questo mistero di una croce inspiegabile. Le religioni, le altre grandi religioni ci guardano e dicono: ma cos'è questa storia? Che volete persino una incarnazione di Dio che va a finire su una croce? Ma su questa contemplazione, ripeto, su questa contemplazione la Chiesa può riprendere in maniera creativa il suo passaggio d'epoca. E ce n'è bisogno. Ce n'è bisogno. Non voglio descrivere oggi, no? Fare la lista delle disgrazie, ma faccio un cenno. Il problema della pedofilia, sì, è grave, molto grave, ma non è l'unico. Un altro problema: come mai tanta gente se ne va, e vanno dai testimoni di Geova, vanno da queste sette nordamericane che hanno una miserevole teologia. L'ho visto qui da noi, l'ho visto in America Latina, in Africa, in Asia. Il Brasile, che è il paese cattolico più grande al mondo, la Chiesa cattolica ha perso il 30%. Lo stesso in Salvador, il paese di San Romero, il 30%. La maniera di avere dei presbiteri, perché i seminari si sono chiusi. Ecco, qualcosa vorrà dire, no? Come mai i matrimoni religiosi non raggiungono, credo, il 46%? Come mai? Che succede? Ecco. Quindi quando succede questo, è inutile che ce la pigliamo con non so chi. Quando succede questo, bisogna tornare alle radici e avere il coraggio di farlo. E non sarà facile e non saremo tutti d'accordo. In questo senso Carlo è stato profetico, ha dato fastidio a molti, molti l'hanno rifiutato, perché sempre così accade nella profezia, ma ha dato un segnale che ha segnato qualcosa nelle nostre chiese. Quindi, tornato poi dal deserto, mi ricordo ero lì, eravamo in Sardegna, poi a Spello, che intuizione concreta ha avuto? Lo dico a voi dell'Azione Cattolica, ai presbiteri: invece di fare una scuola, Carlo, la genialità è stata un'esperienza di vita. Quindi la gente che veniva a Spello una settimana, arrivava la domenica e partiva la domenica,
al mattino lavorava. Non era importante che lavoro si faceva o che cosa bisognava costruire. No, tu lavori per snebbiarti. Lavori manualmente per snebbiarti o dagli intellettualismi o dalle tue presunzioni o dalle tue maschere. Mattino, pomeriggio e anche al mattino silenzio, e ti metti davanti all'Eucarestia, la preghiera contemplativa, in silenzio, tutto fuorché intellettuale. Io ho aggiunto un po' di Bibbia, un po' di parola di Dio, ma l'intuizione di Carlo è stata questa, che le nostre chiese riscoprano la forza vitale della contemplazione del mistero. Questo ci salverà e ci rinnoverà. Adesso, se è già passata mezz'ora, se volete, no? Vi ho dato questo articolo di qualche anno fa, ma insomma è ancora attuale. Da pagina 4 in poi vi segnalo alcuni punti che, avendo vissuto con lui quasi 20 anni, credo che forse posso permettermi di presentarli e di elaborare. Vi dicevo, Carlo non aveva fatto studi di teologia, aveva letto molto, si era informato, poi aveva partecipato, no, da esterno al concilio, mi ricordo il suo entusiasmo quando veniva a casa e in aula, no, qualche vescovo, qualche esperto aveva detto la chiesa dei poveri, la chiesa che si rinnova, tutto contento. Ecco. Qual è il primo punto? Il primo punto che Carlo ha conosciuto nel deserto, de Foucault, questo silenzio nel deserto, era la centralità del regno di Dio. La centralità del regno di Dio. Guardate, faccio proprio un invito all'Azione Cattolica. Fate tra di voi qualche incontro per vedere cos'è questo regno di Dio. Io vado in giro, vedo tanti gruppi, tante chiese, tante comunità, quando sentono parlare del regno di Dio pare che siano delle nuvole. No. Tento di sintetizzare in maniera proprio, Gesù di Nazareth non ha passato il suo tempo ad annunciare la Chiesa. Gesù di Nazareth ha passato quei pochissimo tempo, un anno e mezzo, massimo due, in Galilea come itinerante, a annunciare il regno che è già presente e che cosa questo regno poteva comportare. Non l'ha fatto da solo, ecco, lì la Chiesa che nasce, non l'ha fatto da solo. Ma Gesù di Nazareth ha voluto dire alla sua gente, a differenza del Battista, non mi posso dilungare su questo perché non è il momento. Vi ricordate? Razza di vipere, la scure posta alla radice degli alberi, verrà adesso con la pala a pulire fuori tutti i peccatori, gli impuri, i pagani. Perché
Vi lancio una domanda provocatoria, così ve la studiate. Perché Gesù di Nazaret non ha continuato a fare e a dire quello che diceva e faceva il Battista? Sono stati fatti studi interessantissimi sul regno, veramente. E al concilio, una seconda cosa da esplorare, al concilio, mi ricordo Carlo, questo lo entusiasmava, la separazione e la relazione tra regno di Dio e Chiesa non si identificano, neanche si devono separare, ma non si identificano. Quando li abbiamo identificati, abbiamo fatto cose Gesù ha parlato del regno in un modo in cui non si esprimeva nessuno nel suo tempo. Ma che fossero i farisei, o che fossero gli esseni, o la setta di Qumran, il regno era sempre escludente, fatto per gli eletti, i puri, i giusti. Chiaro? Quello era il Dio di quel regno. Gesù, chi gliel'ha detto, chi non gliel'ha detto? Ecco, questo è uno dei motivi per credere, dei pochi motivi che abbiamo per credere. Gesù è venuto e ha detto: signori, io era nessuno. Io vi dico che Dio ama questo mondo. Io vi dico che Dio vuole prima di tutto la vita, che l'uomo sia contento di vivere. Io vi dico che non serve prima di tutto la legge. Ho fatto questo, non ho fatto questo. No, tu, la santità, tu chiediti cosa puoi fare per sanare il mondo. Per questo che i Vangeli continuano questi miracoli, e che Gesù va dove non andava nessuno, e che accoglie quello che è ammalato, che doveva essere stato punito dal Padre Eterno, e quello che era lebbroso, quelli che erano impuri, le prostitute, i ricchi antipatici, i ladroni, no? I pubblicani, quelli che rispotevano le tasse. Dio era là dove nessuno sarebbe andato a cercarlo. Questo fa sì che chi cerca prima di tutto il regno di Dio diventa un grande fratello universale. Guardate, questa è una cosa straordinaria. Il vero cristiano che cerca prima di tutto il regno di Dio è colui che cerca la comunione con tutto ciò che è possibile. Grande cosa. Dio non è mai il soggetto dell'esclusione, ma Dio è casomai il riferimento di tutta l'inclusione possibile. Questo cambia l'atteggiamento, il modo di relazionarsi, il modo di giudicare, guardare che cosa? Le debolezze umane, il peccato umano. Propongo, trovatevi l'Azione Cattolica,
trovatevi prima di tutto tra di voi, leggete qualcosa, ci sono tanti testi, chiaritevi bene tra di voi cos'è questo regno di Dio. Primo. Secondo, poi ne farò qualche altra di proposta. Secondo, andate a trovare i giovani, chiamateli, fatelo con i vostri presbiteri. Ai vostri presbiteri non gliene frega niente, voi fatelo. Non si chiede il permesso per queste cose. Poi ve lo dirò con le parole del Papa. Con le parole del Papa. Guardate, se non torniamo a essere la comunità che ha l'orizzonte e lo spirito del regno, non ci rinnoveremo, non rinnoveremo la nostra Chiesa. Non vedete quanta opposizione ha il Papa? Perché questo Papa, dopo 50 anni, uno che non è stato nel concilio, perché non era vescovo, dà il primato al regno di Dio. Chi ne guadagna di più è la Chiesa, ma se siamo ecclesiocentrici è il contrario. Ha delle opposizioni? Eh beh sì, perché Gesù no? Mi spiego? Anche quello, no? Come mai l'incarnazione non è avvenuto con un metodo e un itinerario assolutamente convincente per tutti? Io così avrei organizzato le cose. Voi avete mai pensato cosa avreste fatto se voi foste il Padre Eterno? Pensateci, no? Come avreste organizzato le cose? Io così. Anche se Gesù non faceva il rabbino e non faceva scuola, però i segni che poneva del regno, guarire il mondo, fosse convincente per tutti. No, gli hanno detto addirittura: tu lo stai facendo in nome di Satana. C'è peggio? C'è qualcosa di peggio? Seconda cosa, o volete che andiamo avanti, non so. Andate a cena questa sera, sì. Ah no, non volete andare a cena. No. Sì. Iniziano il digiuno dal mercoledì alle cenere, anticipo. La seconda cosa a cui Carlo teneva molto, prima della sua svolta e dopo, il laicato adulto, cristiani adulti che hanno ricevuto la parola, l'hanno maturata e vivono e fanno le loro scelte e sanno come orientarsi. I cristiani non adulti vanno sempre a chiedere: adesso cosa dobbiamo fare? Dove dobbiamo andare? No! Lui, quando voleva più o meno scherzare, diceva: ma perché andate dal vescovo a chiedergli: vescovo, che tempo fa? Aprite la finestra, guardate, giudicate da voi. E qui c'è un punto debole della nostra Chiesa. Azione Cattolica, su questo bisogna che siate forti. Sentite su questo cosa dice il Papa. Io sono vecchio, non ho mai sentito un Papa che parlasse di clericalismo. Un Papa. E lo ha fatto il 20 agosto, ha mandato una lettera breve, leggetevela, 20 agosto 2018, lettera al popolo di Dio. È una lettera sofferta, perché questa sciagura della pedofilia
segnerà la Chiesa per molto tempo. E lui su questo manda una sua considerazione, credo che avesse in mente soprattutto i vescovi americani, molto divisi, a tal punto che li ha chiamati, ha detto adesso fate un ritiro e il predicatore ve lo mando io. Non siamo messi bene. In questa lettera dice, fa capire che uno dei motivi per cui questa piaga della pedofilia si è protratta nei decenni è stato il clericalismo. Vi leggo le parole che sono al cuore della lettera, al cuore della lettera. Il clericalismo, quell'atteggiamento che non solo annulla la personalità dei cristiani, virgola, ma tende anche a sminuire e a sottovalutare la grazia battesimale che lo Spirito Santo ha posto nel cuore della nostra gente. Capite la cosa? Il clericalismo, l'autocentratura, sminuisce che cosa? Quella grazia che ti è stata messa dentro con il battesimo. Perché c'è qualcuno che pensa che è più grande di te, che fa il tuo padroncino. Bellissimo quello che ha detto un giorno ai preti. Non c'è prete che non sappia fare riferimento al suo vescovo e non c'è vescovo che sia tale se fa il padroncino. Ha detto. Sì, lo so. Mi spiego? Ha detto anche a noi al corso di formazione. Il clericalismo quando si manifesta, e anzi dice che anche i laici, signori, anche i laici, state attenti, dice lui, anche i laici sono clericali molte volte, incensano quello che non dovrebbero incensare. Quindi ragazzi, l'Azione Cattolica, se siamo in difficoltà, se a volte siete a disagio, cosa volete? Si deve tirare avanti senza pretese, con cuore umile, ma deciso. Deciso. Non c'è nessun vescovo, non c'è nessun prete, presbitero, che possa tarpare le ali se voi vi orientate a vivere prima di tutto per il regno di Dio e a testimoniarlo nella politica, nel lavoro, nella famiglia, là dove c'è la santità. Questo nessuno ve lo può impedire. Se ve lo impediscono, andate dal vescovo. Se il vescovo non capisce, in questo caso capisce, ma se il vescovo non capisce, andate avanti. San Francesco non è andato a chiedere il permesso di seguire il Vangelo. San Francesco è andato dal Papa a dirgli: posso fare una comunità con una regola, perché a quei tempi non erano possibili nuove regole, c'era quella di Sant'Agostino, bastava quella. E lui dice: no, io vorrei solo vivere il Vangelo, non vi chiedo altro. Ma non ha dato a chiedere il permesso, l'ha fatto, punto. Poi quando ha avuto tanti fratelli, alla sua morte erano più di 5.000, ci è voluta anche la regola. Ma non si va a chiedere di vivere prima di tutto per il regno di Dio. Quindi vedete, il regno di Dio, laicato, la maturazione di un laicato oggi è veramente indispensabile.
soprattutto e non mi dilungo, molto triste quello che sta accadendo. Un ministro della nostra Repubblica che quando fa la campagna elettorale va in piazza del Duomo a Milano a fare un comizio agitando il Vangelo. Ma cosa succede? Signori, stiamo attenti. Se si prendono certe direzioni, poi le paghiamo caramente, come è successo il secolo scorso. Stiamo attenti. E questo bisogna che lo faccia, che ci sia un laicato forte, adulto, maturo, adulto. Bene. Vedete, il terzo punto che volevo sottolineare è quello della povertà evangelica, lo tratto brevissimamente, a Spello certo eravamo poveri, molto poveri, non c'era riscaldamento, le docce erano una spa che non vi dico. E la gente che veniva, questo era che viveva la sua settimana negli eremi, a volte non c'era la luce, a volte non c'era l'acqua, pensate d'estate sudando, lavorando, no? Eravamo profumatissimi, tutti, sempre, tutti i giorni. Più soffrivano, più venivano. Evidentemente c'era qualcos'altro, no? Però guardate, sia Carlo sia altri nella tradizione della Chiesa, andando a fondo appunto nella contemplazione, il segreto della povertà non è nelle cose, certo, l'abbiamo detto anche ai vescovi, se qualche vescovo vive troppo nei palazzi, cosa vuole? Qualcosa di negativo gli può entrare nell'anima, eh? Ma vediamo i ricchi, no? Ecco. Però nello spirito cristiano, vi siete mai chiesti un'altra domanda? Perché Gesù di Nazareth non ha fondato un movimento ascetico come gli Esseni, come la setta di Qumran, ascetico come Buddha? Non voglio fare comparazioni, ma noi oggi abbiamo bisogno, stamattina ne abbiamo parlato molto, noi oggi abbiamo bisogno, Azione Cattolica, abbiamo bisogno di sapere qual è il nostro specifico, non per combattere gli altri, ma per sapere chi siamo in un mondo interreligioso anche da noi. Gesù non ha fondato una comunità di asceti. Quando lo invitavano a pranzo era felice, altro che, anche perché una fame... Se una volta parliamo della Galilea al tempo di Gesù, devo dirvi, posso anticiparvi che il 60%, mi spiego, non arrivava a 16 anni. Morivano di malaria e di tubercolosi e qualche volta di fame. Gesù non ha proposto l'ascetica. Gesù ha proposto, essendoci dentro, quello che viene prima della povertà, e cioè l'umiltà. Quanto sono antipatici quelli che predicano la povertà mettendosi loro
in prima fila, insopportabili. È la cosa più antipatica che può accadere nel cristianesimo. Francesco questo l'aveva intuito bene. Quando ha visto i lebbrosi, pensate cos'era un lebbroso a quel tempo, Francesco ha detto: io cosa gli dico a quest'uomo qui che fra un po' morirà miseramente straziato? Cosa gli dico? Se non che posso essergli fratello, ma non perché io vado a fare il bene, ma perché mi metto dentro alla sua sofferenza. Questa è la povertà più grande che il Vangelo ci ha ispirato. Carlo, più o meno scherzando, nella polemica che c'erano negli anni 70, vi ricordo che diceva: guarda un po', tutti quanti critichiamo il Papa perché vive, no, nel lusso del Vaticano, palazzi più belli del mondo. Quando è arrivato Papa Giovanni, i giovani non se lo possono ricordare perché non, ma noi c'eravamo, quando è arrivato Papa Giovanni nessuno più ha detto: ma perché vivi lì, in quel palazzo più bello del mondo? Perché Papa Giovanni era sentito come il grande fratello, non quello che stava nel palazzo a fare il Papa che guarda la Chiesa. Che... mi spiego? L'umiltà rende accessibile la povertà che tutti abbiamo. Che tutti abbiamo. Finisco. La contemplazione, il silenzio. E qui c'è una proposta che ho fatto anche stamattina e che farò anche all'Azione Cattolica. Vedete chi veniva a spello, no? La proposta di Carlo era: mettiti lì in silenzio, seduto, non pensare a fare ragionamenti, il Padre Eterno non ha bisogno della tua teologia. Ecco. Fai spazio, svuota, svuota. Guardate, se nella nostra Chiesa abbiamo dato tanto risalto alla cosiddetta dottrina, di cui hanno sofferto le nostre generazioni, perché le generazioni vostre, a voi della dottrina non ve ne frega proprio niente, non c'è, a noi sì, a quei più vecchi qui, i capelli bianchi. La dottrina, ma quale dottrina? Perché, altra domanda, perché Gesù di Nazareth in quell'anno e mezzo, due, che ha fatto l'itinerante a Cafarnaum, non so dove, non ha fatto una scuolina di un mesetto? Adesso vi dico questo, questo, questo e questo. No. Vedete là il silenzio, il tirar fuori, no? Il tirarsi fuori da di cui c'è molto bisogno nella nostra società. Rischiamo di essere sempre invasi dalla cronaca, dalla televisione, non ci rendiamo più conto, no? Ogni tanto si chiude il deserto, lì in questo caso è diventato come il sinonimo di mettersi di fronte al Padre Eterno in silenzio, di mettersi di fronte alla parola in silenzio. Ma soprattutto, cosa accade nella preghiera contemplativa nel silenzio? Che tu entri dentro ad un mistero. San Paolo lo chiama così. Entri dentro ad un mistero. Qual è questo mistero? Come mai? Che significa? Che Dio è finito su una croce, l'umiliazione più estrema,
e sarebbe risorto. Sapete, è una delle ricerche, no, che nella Bibbia, le ricerche bibliche che ha un grande significato. Molto probabilmente, se Gesù è morto nell'anno 30 dopo Cristo, come si pensa ormai, 6, 7, 8 anni dopo, quando i Romani avevano mandato a casa Pilato e deposto Caifa, a Gerusalemme, hanno scritto un racconto sulla quello che noi chiamiamo il racconto della passione. Guardate, in tutta l'antichità non esiste un racconto su uno che è stato crocifisso. Perché hanno fatto una cosa del genere? Che doveva essere un racconto tenuto strettamente in comunità. Non l'hanno messo all'edicola in vendita. Proprio strettamente in comunità. Perché la prima scoperta che hanno fatto è stata: se il risorto è passato per questa cosa della croce, vuol dire che noi siamo stati chiamati a fare memoria di tutti i giusti che il mondo ha calpestato, di tutti i giusti che il mondo ha mandato a morte come delle bestie. Hanno intuito per prima cosa che da allora in poi non ci sarà più nessun dolore umano anonimo, perché è risorto. Guarda che cosa straordinaria. Dopo hanno scoperto la redenzione, ma non hanno cominciato 5 anni dopo a dire: Gesù di Nazareth crocifisso e risorto ha redento il mondo. No, non è stato così. Dopo è venuta anche la confessione che quel figlio dell'uomo, finito in quel modo e risorto, ha redento il mondo, ci ha giustificati tutti, ci ha riconciliato tutti con il Padre, tutti. Altro motivo, non si sa bene per credere o non credere, Bisogna entrare dentro a questo mistero. E Paolo, San Paolo, dice che su questo mistero non avremo mai la capacità di spiegarlo, di convincere, perché siamo stati bravi nello spiegare, nella spiegazione. No. Qui c'è il segreto del cristianesimo. Il buddismo ha il suo, l'islam c'è il suo, Confucio ne ha un altro ancora. Il nostro è questo. Spero, credo, penso che tra un secolo le religioni ci diranno molto seriamente: diteci questa faccenda della croce, diteci, fateci capire. E noi diremo a loro: non siamo noi che possiamo spiegarvelo. Questo è oggetto di contemplazione. Motivo per cui dopo, quando ti vengono a dire: tu c'hai un cancro, fra 6 mesi... Bene, perché? È una sciagura la morte? È una sciagura? Il giusto morto ad Auschwitz, sì, è una sciagura, ma quello lo leggiamo dentro quella croce. E io,
che devo andare alla morte perché ho un tumore, un cancro, bene, vivo il mio tumore, il mio cancro e la mia morte in comunione con la sua. Non muoio mica crocifisso. Ragazzi, se perdiamo questo, cosa andiamo a dire al mondo? La dottrina? Quindi vedete, la contemplazione, il silenzio, a questo ci serve, in definitiva, a entrare dentro questo mistero. È quello che noi possiamo fare, il presbitero, un laico, questo mistero lo presenti, lo dici, lo annunci alle comunità, ai gruppi, li raduni. Il presbitero non vuole radunare nessuno, radunateli voi, non si chiede il permesso su questo. Proposta, l'ho detto anche ai presbiteri, perché non realizziamo, io le chiamerei le tende del silenzio, le tende del silenzio, a casa del vescovo, a casa tua. A casa tua, non trovate modo di avere dei luoghi dove si fa silenzio e si prega in silenzio. E Azione Cattolica, votati al sacrificio e all'amore, no, li introducete al silenzio, come si sta seduti. Non si fa preghiera contemplativa così, come se uno stesse davanti alla televisione. No. Che ti calmi, ti concentri sul tuo respiro. Ma queste cose le sapete, se no qualcuno ve le spiega meglio di me. Tira via tutto quello che ti affanna. Tira via. Concentrati sul tuo respiro. Calma. Stai seduto bene. E poi noi diciamo, questo sì può essere una caratteristica nostra di fronte a un buddista o un induista, adesso invoca lo spirito, non fare discorsi di teologia, adesso invoca lo spirito. Dopo, guarda, questo versetto del Vangelo, questa frase, te la ripeti lentissimamente per 20 minuti, per mezz'ora. Il nostro mondo è malato, dobbiamo far qualcosa per guarirlo, il silenzio è uno dei rimedi, non la farmacia, il silenzio è uno dei rimedi. Ma perché mai, se nel nostro mondo c'è bisogno di silenzio, la gente deve andare dai buddisti, dallo yoga o da non so che, ma insomma, fa parte di questa ricerca del regno che risana il mondo. Mia madre non avrebbe avuto bisogno, perché mia madre trovava il suo spazio, quante volte la trovavo lì vicino alla finestra, che diceva il suo rosario, no, trovava il suo silenzio di quel tempo. Adesso il mondo è cambiato, il mondo di mia madre non esiste più. Ma non vedete che qualche volta mi capita al ristorante di vedere papà, mamma e due bambini, tutti e quattro con lo smartphone e non si dicono una parola. Siamo stupidi. Stiamo attenti, ci si ammala. Cosa viene su in quella generazione? Quindi, se l'Azione Cattolica se la sente, mettetevi d'accordo col vescovo, con i presbiteri, però trovate, fate, provate queste tende del silenzio, bisogna provare, bisogna, no? Ma troverete gente che viene, troverete gente che viene. Bene, quindi mi auguro che l'Azione Cattolica, termino,
finito, ho passato i limiti, vero? Ero Turbino, studente universitario, giovane studente universitario, e c'è stato un incontro, lui presentava Il deserto nella città, che ha scritto una pubblica nel 78. Mi affascinò quell'incontro perché, parlando del deserto nella città, mi fece capire molto bene il Salmo 138, che poi è inserito nel deserto della città. Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seguo e quando mi alzo, e è stato un incontro fortissimo nella mia vita che ancora oggi ricordo e che mi ha segnato molto. Io mi sono, tra virgolette, innamorato di Carlo Verretto quella sera, quell'incontro. Tanto è vero che poi ho cominciato un'esperienza epistolare con lui, mi ha scritto, io ho scritto, mi ha regalato due libri, Utopia che ha il potere di salvarti e Famiglia piccola chiesa, che ancora conservo. Nei miei libri ce l'ho tutti i libri da poter dire, in un mio vagonino della casa. Ho fatto una domanda a Carlo Carretto nell'86, perché stavo cominciando un'esperienza, visto che stasera si è parlato solo di Azione Cattolica, stavo cominciando un'esperienza di iniziazione cristiana nell'86, e ho fatto una domanda epistolare a lui se era giusto che facessi questa esperienza, perché ero molto così titubante all'inizio, e lui mi ha scritto: fallo questa esperienza perché è una cosa meravigliosa. E ancora ricordo questa sua espressione che mi ha scritto. Quello che mi piace di lui è soprattutto quando parla nel deserto della città, la presenza di Dio. In un capitolo mi ha fatto capire che la presenza di Dio è nella mia vita, e tutto è segno di lui, dice poi nell'altro capitolo successivo. E questo è importante, perché poi in questo deserto della città, lui che è stato 10 anni nel deserto, lei me lo insegna, poi riesce a dire che il deserto si può fare nella città. È fantastico, cioè io posso pregare nella città, posso stare in contatto con il Signore dovunque sono, nel treno, quando sono a scuola, quando viaggio, in qualsiasi posto. Volevo dire questo. Grazie Pietro. Grazie, bravo. Mentre lei parlava, io entravo in contemplazione, nel senso che più lei parlava più io mi sentivo lontano da Dio, perché ripercorrendo la mia vita questa sera, forse per la prima volta, ho compreso che valorizzavo più me stesso che la storia di Cristo, cioè era la mia storia e non quella di Cristo. E questa sera ci ha fatto comprendere, almeno a me, fatto comprendere una cosa molto importante, cioè nel senso che spesse volte noi confrontiamo la nostra storia con quella di Cristo. Cioè un passo molto forte che mi ha praticamente turbato stasera, quando si dice che praticamente nella lettera che portata qui dice: ognuno di noi forse pensa più a se stesso, a fare qualcosa per valorizzare se stesso e non entrare in empatia con la storia di Cristo. Cioè noi molto spesso lavoriamo, ci soffermiamo, ci battiamo per certe cose, non tanto per valorizzare Cristo, ma per valorizzare noi stessi. Io la ringrazio per questa straordinaria esperienza che mi ha trasmesso stasera. Non è una esperienza che non è nata a Sua Eccellenza per averci portato questa esperienza di questa sera, perché veramente per me è stato importantissimo. Grazie. Grazie a te. Mi piace molto l'espressione del fare deserto e dell'esperienza del deserto. Vorrei solo capire una cosa. È un'esperienza individuale che si limita, diciamo, alla persona, e vorrei capire il passaggio da questa esperienza individuale alla comunione. Cioè, dopo che ho fatto la mia esperienza di deserto, qual è il passaggio successivo? Guardate, perché abbiamo collegato deserto e cristiani adulti?
questo credo che sia un po' la... nella visione di Carlo, ma questa è la visione del Vangelo, di come Gesù ha concepito questa specie di comunità che aveva intorno, perché non ha voluto agire da solo, non ha voluto agire da solo, questo è chiarissimo. Poi c'è chi dice che lui non voleva fondare la Chiesa, che lui non voleva fondare il cristianesimo. Vi risparmio tutte queste... Però la cosa chiarissima è che non ha voluto agire da solo. L'esperienza del deserto che tu puoi fare anche in città deve avere una ripercussione ecclesiale. Ma è mai possibile che chi... Ma quante volte i presbiteri mi dicono, io sai, la domenica si comincia la messa alle 10, per le 10:45 devo aver finito, perché la gente se no se ne va. Se ne vada! Non siamo lo slot machine che distribuisce... Se ne vada, troverà il silenzio a casa sua, troverà la salvezza, il Padre Eterno gli vuole bene lo stesso, ma cos'è? Mi spiego? Il silenzio e la contemplazione di questo mistero, perché questo è il punto, non è un silenzio, anche il buddismo ti dice di il silenzio, mi spiego? Per carità, lo Zen buddismo addirittura parla di svuotamento. Stamattina con il presbitero abbiamo usato la parola kenosis, la kenosi, no? Che è un segreto del cristianesimo, credo il segreto del cristianesimo, no? Comparandolo con le altre religioni. Bene, quando c'è un popolo che contempla e che contempla dentro a questo processo di kenosi, bisogna che questo abbia una ripercussione e una dimensione ecclesiale. Ma difatti non vedete il disagio che c'è, no? Questa struttura, ste palandrane dei cardinali. Avete visto un'assemblea dei cardinali? Vi chiedete se siamo a Venezia al carnevale. Ma che è? Che facciamo ridere. No, è vero, facciamo ridere. Bisogna che veramente, no? Torniamo a quella semplicità evangelica che parla a tutti. Il vestito del cardinale non parla a nessuno, anzi uno ti dice, ma tu da dove vieni? Cosa vieni a fare qui? Mi spiego? E credo che, no, di fronte anche a questa situazione ecclesiale, le chiese si svuotano sempre di più. Si svuoteranno sempre di più. Credo che, almeno questa è la mia opinione, no? Ce ne sono diverse, non ne ho fatto cenno, ne ho accennato stamattina, le varie posizioni che ci sono. Io condivido molto l'impostazione di Dossetti, no? Io sono settiano. Di 40-50 anni fa, ma credo che non abbiamo ancora toccato il fondo, e quando lo toccheremo, un amico teologo diceva, questa chiesa umiliata, perché è così, questa chiesa umiliata forse impara l'umiltà. E anche i vescovi, i cardinali impareranno. Saranno i fratelli maggiori, senza bisogno di tutte queste pompe. Uno diventa vescovo, uno diventa prete, bisogna chiamarlo reverendo. E perché? Perché bisogna chiamarlo reverendo? Mia madre no. Diventa vescovo, eccellenza. Mazzalo, eccellenza. Ma ci rendiamo conto delle parole, no? Se diventi cardinale,
Eminenza, Madonna. E se diventi Papa? Sua Santità. E se diventi Sua Papa? Sua Santità. Santità, ma ragazzi, ma... Bisogna sempre che pensi... San Pietro, analfabeta. Quando ci dimentichiamo... Per questo che parlavo, prima viene l'umiltà, poi la povertà. Segue nel modo più giusto, no? La Chiesa che ha contemplato questo mistero, Francesco non poteva che vivere così, e io ha detto, io non lo faccio contro di te, Papa, non lo faccio, tu vedi tu, io so che dal Vangelo ho imparato questo, ecco. Allora quello che dicevamo anche ieri sera, i laici e l'azione cattolica, ci vuole un corpo ecclesiale che su questo ha la sua maturità. E quindi ai vescovi e ai cardinali glielo si dice, fratelli, cosa state facendo? Io glielo dico, lui è bravo, ma ascolta, ma qualcuno ti manderà a quel paese, preparati. Non è che tutti ti ringrazieranno, no. Se è profetico, stai sicuro che qualcuno ti rifiuterà. Lasciatemi fare solo una constatazione prima di tirare delle conclusioni. Penso che il Signore ci sta volendo veramente bene. Quante belle persone ci stanno raccontando un Dio altro, il Dio di Gesù. Penso che dobbiamo recuperare l'atteggiamento della custodia. Anche questa sera, come stamattina, non possiamo sciupare la bellezza di una grazia che è passata attraverso la testimonianza di Giuseppe, che io ringrazio. Giuseppe è stato una di quelle persone che mi ha aiutato molto nella mia crescita di presbitero. Quando giovanissimo divenni parroco di una comunità, e allora in estate portai 110 persone a San Girolamo. C'era lui, c'era Carlo Carretto. E stemmo lì una settimana, 7 giorni. E fu un'esperienza per me, uso un termine preciso, fu un'esperienza di seduzione. Noi lì ci sentimmo toccati dalla grazia, che non è tanto una entità astratta, filosofica. No, la grazia è quando ti senti toccato da Gesù. Siamo a 35 anni fa circa. E lì ho conosciuto Carlo Carretto e ho conosciuto Giuseppe. Poi Giuseppe è venuto parecchie volte a Bitonto. E per noi bitontini è stato un dono. Giuseppe, lo dico senza piaggeria, e devo un grazie tutto speciale a Giuseppe Florio per il suo progetto di evangelizzazione chiamato Shalom. Io l'ho utilizzato almeno per 25 anni nella vita di parroco, un testo impegnativo, un percorso impegnativo che dura molti anni, ma tutto biblico e soprattutto un percorso che parte dall'esperienza di senso del cristiano, la passione, la morte e la resurrezione di Cristo, perché è di lì che bisogna partire, perché da lì nasce tutto, di lì nasce tutto. E il testo Shalom, rivisto e riapprofondito da Giuseppe, io penso che possa essere per ogni comunità
un metodo serio e responsabile. Mi ricordo che cosa diceva nell'introduzione a questo testo di Giuseppe, che bisognava non andare all'incontro solo per motivi di salute. Perché quando si inizia un percorso, poi non ci devono essere giustifiche. Stasera non voglio, mi fa male, no, solo la malattia ti deve impedire di partecipare. Perché Giuseppe è un uomo dello spirito serio. Giuseppe è uno che è stato toccato, è stato sedotto pure lui. Per questo sono convinto che Papa Francesco, quando ci dice che l'evangelizzazione non è una questione di propaganda, è una questione attrattiva, di seduzione. Oggi tutti vanno via perché noi non viviamo la bellezza. Dove sta più la bellezza? Perché nella Chiesa spesso c'è la bruttura, c'è la bruttezza. Ecco perché poi fuggono tutti. C'è un biblista che ha fatto tanto parlare, anche lui ho avuto la gioia di incontrarlo, no? Il metodo Drewermann. Non potrò mai dimenticare, è una lettura un po', diciamo, psicologico-psicoanalitica del Vangelo. Quando questo filone interpretativo riflette sulla parabola del padre misericordioso, pone una domanda: ma perché la colpa è del figlio che va via? Perché? Quando un figlio va via dalla casa, ma è sempre la colpa del figlio? Qualche volta non può essere la colpa del papà e della mamma. Eppure quando è in chiesa, quando qualcuno va via, la colpa è sempre di chi va via. Ma io mi pone la domanda, forse è colpa mia che faccio fuggire le persone. O non è così? Ma non è così. La colpa è sempre di chi va via. Non so perché. Ma se uno va in una comunità e vede che di comunità non c'è niente, come può fare una esperienza di comunità? Comunità significa condivisione, la parola, la vita, l'esistenza, le gioie, i dolori, no? Capite come siamo incoerenti tra ciò che diciamo e l'esperienza che facciamo? Perché la domanda che pongo stasera, poi capirete perché sto ponendo questa domanda, perché sto maturando piano piano una cosa. Poniamoci una domanda: le nostre parrocchie sono comunità? Me la ponevo quando ero parroco, quindi non è che la pongo adesso perché sono vescovo. Io quando ero parroco mi ponevo sempre questa domanda: ma questa comunità che accompagno è comunità? I miei parrocchiani sapevano che a Natale e a Pasqua li rovinavo un po' le feste. Non vi spiego perché. Avevo la casa alloggio per malati di esse, ma nessuna famiglia invitava un ammalato a casa. Però avevamo fatto Dio che si è incarnato. Avevamo a 10 metri dall'aula liturgica 16 ragazzi malati di AIDS e il giorno di Natale spettava al parroco pensare al pranzo natalizio con gli ammalati, con gli ultimi, con i commensali della mese, e nessuno diceva: mi porto a casa 2 o 3 ammalati di AIDS. Ma dicevo: ma scusate, ma che Natale è? Ma che Natale è? Ora voi ditemi perché le persone devono stare nelle comunità che non sono comunità, dove di comunità forse c'è la messa, ma se non c'è la vita, se non c'è la vita. Ora grazie, Giuseppe, grazie veramente, perché ci hai detto delle cose che sono una risposta oggi a tutto questo travaglio che stiamo vivendo. E lasciatemi fare 4 affermazioni e ce ne andiamo. La prima: caro Carretto, per me
Carlo Carretto fu un contemplativo, uso una categoria molto cara a Don Tonino Belli. Cioè, Carlo Carretto fu capace di mettere insieme contemplazione e azione. Per dirla con Karl Barth, giornale e Bibbia, aula liturgica e la strada, il silenzio e la parola al momento opportuno. Prima affermazione. Seconda affermazione, per quello che ho capito io, Carlo Carretto fu colui che visse il concilio in anticipo e poi lo visse dopo. Tutta la storia, le scelte, la vita di quest'uomo è tutta del Vaticano II. E in modo particolare Carlo Carretto fu l'uomo della Gaudium et Spes e l'uomo della Lumen Gentium come Chiesa, come popolo di Dio. Perché dico questo? Perché, sì, Carlo Carretto amò la Chiesa, ma la amò nella libertà, perché non c'è amore senza libertà. L'amore o è libero o non è amore. Non amò la Chiesa, Carlo Carretto, in modo clericale. Lo amò, amò la Chiesa da adulto con la schiena dritta. Carlo Carretto non fu un cortigiano. Non fu un cortigiano. Chi potrà mai dimenticare quella sua riflessione? Questa Chiesa che amo, ma che mi fa soffrire. Ora, la sua fu un'obbedienza libera e offerta, ma fu sempre con la schiena dritta. Non fu un laico da cappello in mano. Terza affermazione su Carlo Carretto. Carlo Carretto fu il profeta della periferia, perché lui sulle orme di Charles de Foucault fece di Nazareth la sua vita concreta e fu profeta nella ordinarietà. E dico periferia perché Nazareth non era Gerusalemme. E come mi è piaciuto che Gesù è nato a Betlemme ed è vissuto a Nazareth. Scusate l'espressione forte che sto per dirvi. Dio, la dico in italiano, Dio ci spiazza sempre. Dio ci spiazza sempre. Perché il nostro Dio è il Dio dell'inaudito. È il Dio dell'impossibile che diventa possibile. Nazareth è una periferia. Non nasce nella grande Gerusalemme. Ecco perché Charles de Foucault mi ha sempre appassionato per la spiritualità di Nazareth, che è vivi la tua ordinarietà, vivi il tuo quotidiano. E per ultimo, io penso che Carlo Carretto fu una persona toccata dalla grazia e che visse la sua vita come vocazione, come chiamata.
Chiudo con una provocazione. Mi piace la tenda del silenzio. Dicevo stamattina al vicario per la pastorale, Don Giovanni, si stanno preparando i cosiddetti sussidi, che voi troverete tutti su online. Dicevo, perché non proponiamo per la quaresima di quest'anno in ogni parrocchia la tenda del silenzio? E le persone più sensibili, a partire dal parroco, si fa educazione al silenzio. Soren Kierkegaard, non Francesco Savino. Se fossi medico, curerei i miei pazienti con il silenzio. Qual è la mia provocazione? Guardate che, scherzando, ha detto una cosa qualche minuto fa Giuseppe. Il mondo è malato. Poi non ha avuto, poi ci ha fatto capire che se il mondo è malato, nel mondo ci siamo noi, qui noi siamo malati. Chi più, chi meno, no? Siamo malati. E dice Giuseppe Flori, dice Carlo Carretto, in un passaggio d'epoca propone il deserto. Papa Francesco il 2015 a Firenze dice siamo in un cambiamento d'epoca, non un'epoca di cambiamenti. Non siamo più una società cristiana. Io devo ringraziare per Paolo Pasolini, scusatemi, perché è stato un profeta non capito per Paolo Pasolini, quando per Paolo Pasolini dice che la più grande rivoluzione della storia, senza aver sparato neanche un cannone, una fucilata, è stato il consumismo. Il consumismo ha trasformato la nostra società in che cosa? È stato il consumismo che ha reso la nostra società pagana, idolatrica. Lui che è biblista potrà dirci forse, correggi il vescovo, che il vero peccato originale non è quello di Adamo ed Eva, ma il vitello d'oro è il vero peccato. E quanti vitelli d'oro noi ci abbiamo dentro e fuori, dentro la chiesa e fuori, quanti idoli, quante sirene. No, mi devo fermare adesso perché sì, sto proprio dentro un po' di fuoco questa sera. Stai zitto tu, obbedisci qualche volta. Che vuol dire disobbediente, Don Gianni? Devi obbedire. Chiudo. No, perché bisogna avere il coraggio di dirci certe cose, altrimenti qui annacquiamo tutto. E tutti vissero felici e scontenti. Quando eravamo bambini credevamo delle favole e tutti vissero felici e contenti. Ma per fortuna siamo diventati un po' adulti, spero non adulteri, spero. Però quella è l'ultima provocazione. Se Carlo Carretto, carissimo Don, tu che sei assistente diocesano della Chiesa Cattolica, dice in un momento di passaggio, ma scusatemi, io quello che non riesco a capire, Carlo Maria Martini diventa arcivescovo cardinale di Milano. Vi ricordate la prima lettera pastorale quale fu? Stavamo nel boom della finanza a Milano, capitale della finanza. Che cosa fa Carlo Maria Martini? Tutti scommettevano sul titolo e sul contenuto della prima lettera pastorale e Carlo Maria Martini che cosa propone alla Milano della finanza? La vita contemplativa, prima lettera pastorale. Cioè, cosa significa oggi, se ci fosse stato qui Carlo Carretto, avrebbe detto, allora, vogliamo dare una risposta a questo smarrimento nel momento che stiamo vivendo? Benissimo. Facciamo deserto. Che dice lui, da buon biblista, è il luogo dell'incontro. Forse il Signore ci sta dicendo a noi chiesa locale, proponiamo il deserto come strada per il cambiamento personale a partire dal vescovo
per arrivare ai sacerdoti e poi laici o viceversa? Il deserto può essere una strada da intraprendere per cercare di capire che cosa lo Spirito dice alla Chiesa tutta e dice alla Chiesa di Cassano. Lo Spirito, non il Vescovo, lo Spirito. Grazie Giuseppe, grazie a tutti e penso chiudiamo con un canto finale? No, no, una preghiera. Ed è tu qui il canto visto. Il canto visto. Tieni. Lo chiudiamo un attimo prima con un ringraziamento doveroso che va a Don Nicola Francomano per l'accoglienza qui in Basilica, per la sua disponibilità. Grazie Don Nicola da parte di tutti. E poi lasciamoci con una frase di Fratel Carlo, che credo che se la portiamo a casa ci aiuterà poi a ritornare su questo incontro. Lui in un passaggio diceva: l'unica fatica che mi rimane è la fatica di credere. Facciamo la nostra questa frase, la fede che nasce dalla contemplazione, la maturità nel cuore di chi si lascia interrogare dalla parola di Dio e che fa opere grandi. Buona serata e grazie a tutti e chiudiamo con il canto.